Buongiorno ragazzi, salve a tutti, Ravenna, lunedì 3 maggio, sono già un pezzetto che sono in giro, scaricato la Baiona, nuova industriale, ho ricaricato la prima presa qui a Ravenna e ora galoppo verso Bagnolo San Vito, provincia di Mantova. Andiamo laggiù adesso a caricare della carpenteria, un pontile, qualcosa del genere, non lo so, non ho capito bene quello che sarà. Allora, ora andiamo lì, facciamo un pezzo di Romea, Porto Garibaldi, Ferrara, Occhiobello, Ostiglia, facciamo tutta quella tirata là, dai, tagliamo da dentro lì. Tanto tempo ne abbiamo, dobbiamo caricare per l'una, quindi inutile andare a fare il giro dall'autostrada, Bologna, arrivare su, Modena, poi un collega mi ha detto che a Bologna stamani c'era casino, non so di cosa si possa trattare, però tanto che ci sia o non ci sia ho deciso di tagliare di là, dai. Vabbò, fatemi compagnia fino lì, andiamo. Adesso passiamo sopra il ponte mobile, dopo anni e anni hanno abolito questa vergogna, dai, è già un pezzo, però non è da adesso. Qua c'era un ponte, il ponte che vedete adesso lì davanti era un ponte fatto sì di mobile ma di barche, un ponte strano, per attraversarlo dovevi pagare 12.000 lire, delle vecchie lire. Era sempre una guerra con le aziende, perché l'hai fatto, perché non l'hai passato di là. L'alternativa al ponte era fare il giro dall'Adriatica, di là. Magari come adesso, sei qua, voglio andare a prendere la Romea, dovevo andare fino in fondo sull'Adriatica, là vicino a Mirabilandia, dove si vede le ruote di Mirabilandia, e poi tirare a destra, riprendere il tratto di strada, di autostrada, anche se non è a pagamento, giù fino a Ravenna e rigirare. Invece adesso sì, hanno eliminato, hanno fatto un ponte, non paghi niente come è giusto che sia e te ne vai da lì.
Allora ragazzi, caricato questo pontile qui, una bella sudata perché fa caldo, perché un po' abbiamo lavorato, dai. Adesso giriamo e vediamo di andare giù. Ragazzi, qui dalla direttissima io vi saluto, dai, sto facendo salti mortali per vedere di rientrare a casa, ma ce la dovrei fare, ho ancora da guidare 2 ore e 10, quindi da qua ce la dovrei fare, se non c'è grossi intoppi andiamo bene. Al prossimo giro ragazzi, ciao a tutti.